Approda domani in Cassazione per la seconda volta il processo a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kerscher. I giudizi saranno chiamati a decidere sui ricorsi dei due giovani contro le condanne a 25, 28 anni e 6 mesi inflitte dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze per il delitto compiuto a Perugia la sera del 1 novembre del 2007. Sollecito sarà in aula mentre la Knox attenderà la sentenza a Seattle, negli Stati Uniti, dove vive. Entrambi si proclamano innocenti. Arrestati dalla polizia 4 giorni dopo l'omicidio Kerscher, Sollecito e la Knox, all'epoca fidanzati, vennero condannati in primo grado e assolti in appello nell'ottobre 2011, tornando poi liberi. Sentenza poi però annullata nel marzo 2013 dalla Cassazione, che inviò gli atti a Firenze per questioni procedurali. Quindi la condanna nel capoluogo toscano e il nuovo ricorso ai supremi giudici che torneranno a pronunciarsi domani.